porta palla il sergente, poi apre lo scenario per Felipe Anderson che torna in mezzo. Incredibile l'errore sotto porta da parte di Luis Alberto. Politano contro Radu. Politano cerca di sterzare sul sinistro, Fabian Ruiz prolunga, Zielinski di prima, stracoscia ci arriva, non ha finito il Napoli. Di Lorenzo di nuovo in mezzo, interviene Radu, c'era però posizione di fuorigioco. Milinkovic gira di prima splendidamente per Luis Alberto, saltato al centrocampo del Napoli. Luis Alberto prova a guardare Felipe Anderson che gliela ridà di prima, fermo sul posto, non si gira Luis Alberto. Felipe Anderson prova il tiro, le mani di Ospina, rimorchio Luis Alberto, contatto con Koulibaly, fallo in attacco secondo Di Bello. Ha perso palla Patrick nel tentativo di farlo uscire, Insigne! Rilascia al destro, trova il primo gol su azione del suo campionato, trova il primo gol in trasferta della sua stagione. Di Lorenzo per Insigne, quasi un look verso Elmas, Osimhen la gira, para stracoscia, Insigne raccoglie e fa 2-0, doppietta Di Lorenzo Insigne. Sarà da valutare la sua posizione. Annullato il raddoppio del Napoli, proteste di Mas. Questo è il momento del tiro di Osimhen. Insigne che parte oltre. Elmas si fa trovare ancora bene fra le linee, prova ad accelerare Politano, stracoscia, lo aspetta molto fuori dalla porta, ma ha ragione lui. Emerge un as, non c'è fallo di Lucas Leiva su di lui, può attaccare la Lazio con Immobile che va da Pedro. Mario Rui nasconde le mani, Pedro cerca il tiro di sinistro, Ospina respinge in volo. Luis Alberto, la palla gira, la mette fuori Rachmani, poi la volée di Pedro, non la tiene Ospina, pareggia la Lazio all'88esimo minuto, col sinistro al volo di Pedro, 1-1. Ma come si è coordinato di sinistro, straordinario, di collo piede. La gestisce un asse, riesce anche a farla uscire, può attaccare Elmas con la Lazio che corre all'indietro. Elmas vuole Insigne, Insigne la riceve, la sposta sul destro, offre fuori Fabian! Al 94esimo minuto, il sinistro di Fabian Ruiz! Il Napoli espugna l'Olimpico, vince 2-1 all'ultimo tiro in casa della Lazio con un grandissimo finale. Video sui pensieri. Allora, dunque, in attesa di della mia seconda parte, il tributo a Strade Perdute per i suoi 25 anni in Italia, vedete il video che ho pubblicato qualche ora fa per più informazioni, dove c'è la prima parte, dico altre cose nel video messaggio finale. Seconda parte che credo, anzi spero, di riuscire in qualche modo a caricare entro il 10 marzo, che sono 3-4 pezzi, il tempo che li devo ancora montare, tagliare, eccetera. Oggi è proprio l'ultimo giorno di Carnevale, almeno qui in Italia, si è tradizione. Oggi capita quest'anno di 1 marzo, ed è anche chiamato come il martedì grasso. E diciamo, per tradizione si mangia una cosa molto buona, cioè che sono praticamente le chiacchiere del sanguinaccio,
E diciamo, ai tempi dei romani, l'antico carnevale si chiamava Saturnale, erano le feste dei Saturnali, e appunto questa era una sorta di ciambella, in realtà non mi ricordo con precisione, però che appunto venivano preparate e poi venivano condite con il sangue del maiale. Comunque poi, se ho tempo, vi riporto meglio la descrizione della cosa, la storia di questa cosa in descrizione, ma non lo so se ho tempo. Quindi pensate un po' che passaggio dal fatto che usavano il sangue dei maiali, invece adesso si utilizza il cioccolato con lo zucchero, eccetera. Comunque, le chiacchiere e il sanguinaccio. Adesso poi, io credo che più tardi le inquadrerò, insomma, non so se faccio la ripresa quando nel momento in cui le mangio, ma non penso. Però comunque le inquadro il sanguinaccio, questa bellissima cioccolata fondente. E poi a Napoli fa, diciamo, ancora più buono in un certo senso, con anche le chiacchiere, appunto, sono veramente questi bellissimi, sono veramente bellissimi dolci. E insomma, penso che faccia la mia classica inquadratura di un minuto, quando poi riprendo le cose che mangio, diciamo. E ovviamente il video poi verrà inserito nella playlist dei miei migliori cibi, i miei cibi preferiti, insomma. E poi pensavo al fatto che questo mese è un mese importante perché, diciamo, è oltre al fatto che l'anniversario di Strade Perdute, appunto, questi giorni, insomma, il 28 febbraio, ma praticamente in questi giorni usciva in Italia. Direi che è proprio un mese badalamentiano, visto che il maestro Angelo Badalamenti, appunto, il 22 marzo compirà gli anni, e quest'anno dovrebbero essere 85, se non erro. E credo che, sì, appunto, è un mese proprio anche per me badalamentiano perché preparerò poi altri pezzi per il suo compleanno, anche se non sono sicuro di farcela, penso di sì. In ogni caso, già al compleanno dell'anno scorso gli feci un doppio tributo, da un lato sui pezzi, appunto tutto Twin Peaks, tutti i pezzi linciani, e poi altri pezzi da altri film, ma mi sono comunque avanzati altri film che l'anno scorso non sono riuscito a... pezzi da altri film ancora sui, al di fuori quelli di Lynch che comunque non riuscii a preparare. E può essere appunto che lo faccio quest'anno, cioè non so se avete capito bene, ma la prima parte del tributo, la seconda parte, scusate, del tributo dell'anno scorso era proprio su alcuni pezzi al di fuori dei film linciani, quindi altri film. Però appunto quest'anno, se riesco, faccio ancora altri pezzi da altri film al di fuori di quelli linciani che non sono riuscito, diciamo, a interpretare. Ma vediamo un po'. E poi la terza parte del tributo l'anno scorso era un extra, in realtà in cui ho fatto il remake della sua spiegazione della composizione Laura Palmerstam. E quindi poi farò un ulteriore tributo a, perché già l'ho fatto l'anno scorso in realtà al maestro, ma poi spiegherò meglio nel corso del tempo, insomma più là, che adesso è ancora presto, su che cosa si basa, su che cosa si baserà. Poi sì, pensavo ancora alla vittoria del mio Napoli l'altro ieri, perché veramente è stata straordinaria. Come ho detto anche ieri al 94esimo, abbiamo praticamente a tempo scaduto dopo un'intensa partita, siamo riusciti a vincere, siamo tornati al primo posto. Domenica c'è lo spareggio col Milan, c'è lo spareggio, ma possiamo ulteriormente allungare di 3 punti. E questo sarebbe anche un grande compleanno, un grande regalo per il compleanno dell'allenatore Spalletti, che farà il compleanno proprio il 7 marzo prossimo, 63 anni. E c'è sempre un 6 e mezzo perché se vinciamo prendiamo a 60 punti. Forse se avete visto al video all'inizio del video, perché è il gol appunto che abbiamo fatto al 94esimo, è stata troppo una goduria, anche se non so se lo metto. Sì, e poi un grande mese marzo perché è il mese che controbilancia il mio segno, che è Vergine, diciamo. Io so sempre che le relazioni, indipendentemente dal tipo di relazioni tra personalità con il segno del pesce, quindi nate a marzo fondamentalmente, e nella Vergine vanno sempre. Formano sempre una grande coppia. In effetti devo dire che è così. Proprio così. Poi, insomma, l'astrologia pesa in maniera seria. Secondo me è una grande cosa, valutando il tema natale, insomma, tutte le componenti. Poi vanno a confluire la personalità di una persona. Poi c'è anche il fatto che l'ascendente, in realtà, è come ci mostriamo agli altri, essendo la nostra maschera. Sì, al momento sto pensando ad altro. Sì, come al solito, ho messo altre cose in mente. Le scrivo in descrizione. Have a great day! A domani!